Ciao a tutti! Allora, mi spiace che mi vedete sempre in postazioni diverse, però oggi veramente fuori c'è un tempo grigissimo e non sapevo dove mettermi e mi sembrava forse la zona migliore della casa in cui avere un po' di luce, in cui non si vedesse il lettino della Vittoria soprattutto. Ho un po' di tempo, quindi vorrei girarvi almeno un paio di video e parto con il video in cui vi faccio vedere le ultime cose che ho comprato, soprattutto di make-up. Anzi, praticamente esclusivamente di make-up. Vediamo, adesso vedo se riesco a inserire anche altre cose di skincare, ve le metto verso la fine del video, altrimenti vedrete solo prodotti make-up, perché ultimamente ho comprato un po' di cosine abbastanza interessanti. Parlo degli ultimi due mesetti, insomma. Ho preso anche una cosina, sì, in realtà forse soltanto una, con i saldi. E niente, quindi parto subito, non mi perdo in ciacole varie. Partirei da questo sacchettino, perché è difficile che vediate sacchettini del genere nei miei video, perché adesso è fuori, ci vado veramente pochissimo. Però avevo uno sconto del 15%, anzi no, non ce l'avevo io, era un periodo in cui c'era il 15% di sconto sul make-up in generale. C'erano un paio di cose che mi intrigavano. Io sono soprattutto attirata dalle mini taglie di Sephora, devo essere sincera, perché comunque secondo me sono delle ottime occasioni per provare comunque prodotti magari che vi interessano, senza dover acquistare la taglia intera, che rischiate magari che se non vi piace avete buttato via un sacco di soldi. E quindi ripeto, sono molto attirata dalle mini taglie, ho preso un paio di mini taglie di due cose che mi interessavano. Ho preso innanzitutto questa mini cipria di Too Faced, perché ne ho sentito parlare benissimo da un sacco di persone qua su YouTube, e io non è che sia un amante sfegatata delle ciprie, nel senso che la uso veramente pochissimo, un velo, perché comunque ho la pelle tendente al secco, però dicono appunto che questa qui sia una cipria molto leggera e illuminante, ed è appunto, cioè appunto la mini taglia. E questa qui costava 14,90, l'ho pagata 2,20 in meno, insomma non uno sconto, non uno scontone. Però allora, praticamente è fatta così all'interno, già la solo per la confezione, cioè è meravigliosa, e praticamente è così, è in polvere libera appunto. Non sono un amante delle ciprie in polvere libera, perché le trovo molto scomode, però era una cipria che volevo provare, appunto così piccolina, la provo volentieri, magari non da usare tutti i giorni quando ho fretta, ma così una volta ogni tanto l'ho voluta prendere volentieri. Dice di essere una cipria mattificante, ok, ma che comunque dà un senso di brillantezza, un'idea di brillantezza al viso, cosa che a me piace tantissimo come idea, quindi vi saprò dire, non l'ho ancora neanche aperta. Un'altra cosa che ho preso fra le mini taglie è una mini palette viso di Benefit. Sapete che appunto ultimamente sono un po' invasata con le palette viso, ne ho prese già due o tre e mi piacciono tantissimo, proprio come prodotto in generale, insomma. Ho preso questa qui della Benefit, che è la Cheek Leaders Mini Pink Squad, quindi una mini palette viso che costava in origine 35, l'ho pagata 5,20 in meno. Praticamente ha dentro due prodotti che io volevo provare tantissimo, il terzo va bene che ci sia, non è un problema. All'interno praticamente si presenta così, alla confezione in cartone, e ha all'interno questi tre prodotti qua, si piega tutta, quindi ve la faccio vedere così. Quelli che mi interessavano di più sono questo qui, che è il famosissimo California, ovvero il blush luminoso di Benefit, uscito forse l'estate scorsa. Questo qui era un altro che mi interessava tantissimo, che è Tinkle, ovvero un illuminante, come si chiama, rose gold praticamente. E poi ha questo prodotto qui, che è un blush altrettanto famoso di Benefit, che si chiama Dandelion, che è appunto un rosato matte, che non è quello che mi interessava, ma mi interessava soprattutto provare appunto California e Tinkle. E l'ho provata oggi per la prima volta, non so cosa vedrete, perché appunto ci sono delle luci abbastanza sparaflesciate. Allora, questo qui è Tinkle, ovvero l'illuminante, questo qui è California, quindi il blush, vedete che è un bel corallo rosa, tutto luminoso. Questo qui è Dandelion, che non è che si veda tantissimo perché è un colore già di suo chiaro, è un po' un rosa malva, insomma. Allora, ho provato a spostarmi leggermente per vedere se magari la luce sia un po' migliorata.
E niente, appunto, Tinkle è quello che mi vedete addosso oggi ed è appunto questo rose gold bellissimo, cioè spettacolare veramente. E però invece sulle guance ho messo Dandelion, appunto, che devo dire la verità non è che si veda tantissimo, cioè proprio da mettere in questo periodo di inverno inoltrato, perché sennò non so nemmeno se si veda sulla mia carnagione, perché è proprio molto molto chiaro. E California non l'ho ancora provato, ma non vedo l'ora, però è più secondo me un blush da usare in periodo primavera-estate, perché è bello luminoso. Passo poi agli acquisti che ho fatto da Pinalli. Ci sono capitata un mesetto fa, forse anche di più, non dico per caso ma quasi, perché comunque ero a fare un giro in un centro commerciale abbastanza grande che appunto ha, non mi ricordavo che avesse le profumerie Pinalli, ma quando io la vedo ci entro sempre molto volentieri, perché è una profumeria che ha delle marche che appunto sono difficili da reperire se non online, come ad esempio la Mulac. E di Mulac ho preso praticamente l'unica cosa che ho trovato in sconto coi saldi, ovvero questo cofanetto qui. Non sapevo nemmeno che la Mulac avesse fatto dei cofanetti, forse li ha fatti solo per le profumerie, perché sul sito non mi pare di averli visti, non vorrei dire una stupidaggine, però magari ci sono e non li ho visti io. Comunque c'erano appunto una serie di cofanetti che erano usciti per Natale, che erano scontati, e io una cosa che volevo assolutamente provare di Mulac, delle ultime cose uscite diciamo, è il mascara, il Black Mamba, e lo stavo per comprare quando l'ho portato in cassa la commessa mi ha detto: guarda che ci sono questi set che contengono magari mascara rossetto, mascara tinta labbra, che sono scontati. Praticamente questo set l'ho pagato 22, non mi ricordo il prezzo di partenza, sono sincera, però mi ricordo che era scontato. Comunque vi faccio vedere che in questo set era contenuto appunto il mascara e la tinta labbra old school, che non è fra quelle che io bramavo particolarmente, però deve essere sicuramente un bellissimo rosso che comunque non avevo nella mia collezione, insomma. Io di rossi ne ho veramente pochi. All'interno è fatto così, con tutta questa carta fatta in questo modo che adesso sto spargendo dappertutto. Comunque abbiamo il mascara e la tinta labbra, che adesso vi apro. Eccolo qua, il mascara lo conoscete sicuramente tutte meglio di me, io non l'ho ancora provato ma sono molto curiosa di provarlo. Non ve lo apro perché ne ho aperti altri, sapete che io non amo particolarmente aprire 200 mascara alla volta. E invece la old school è questa qui, che è un bel rosso mattone, bello bello intenso, che appunto vi dicevo non è proprio tra i miei colori, però comunque le Velvet Ink di Mulac mi piacciono veramente tantissimo, quindi sicuramente la userò prima o poi molto volentieri. Come sapete poi nelle profumerie Pinalli ci sono anche Neve Cosmetics e c'è anche Nabla, e c'era una cosina di Nabla che volevo assolutamente da un sacco di tempo, ma purtroppo sono arrivata in ritardo. Volevo uno dei gloss che sono usciti quest'estate, di quelli appunto tutti belli sbarluccicosi, ne erano usciti due, uno si chiamava Champagne Supernova, che era quello che volevo io. Praticamente sono passata nello stand e l'ho visto lì fra i tester e ho detto: no, vuoi vedere che magari ce l'hanno in qualche, hanno qualche scorta da qualche parte. Invece no, c'era solo il tester. Però a fianco c'era il suo fratellino che si chiama After Sex, e niente, ho detto: senti, visto che ci sono me lo faccio swatchare, insomma l'ho provato e devo dire che mi è piaciuto comunque tantissimo. Mi piaceva di più l'altro, però non c'era, sono arrivata tardi, e niente, allora mi sono presa After Sex. Questo qui è costato 11,90, non era scontato. Praticamente appunto erano di questi qua usciti con quest'estate, con questo packaging fatto in questo modo. Sapete che ultimamente sono veramente in fissa sfegatata per i gloss, già la confezione è veramente meravigliosa perché vedete ha questo tappo tutto sbarluccicoso e il prodotto all'interno è fatto in questo modo. Mi spaventava un po' vederlo di questo colore, ma poi vi garantisco che in realtà swatchato non è così potente. Come vedete appunto è un sì, ha una punta di rosso per l'amor del cielo, ma è molto molto blanda, ha un sacco di mini glitterini sul dorato, non so se riuscirete a coglierli, ma sono proprio mini e fanno un bellissimo effetto comunque sulle labbra, vi fa un bellissimo effetto comunque sulle labbra, appunto ve lo l'ho già provato e mi piace veramente tanto. E passando a cose un po' più low cost, siccome appunto come vi ho detto sono in strafissa con i gloss, era un po' che puntavo i gloss della Astra, però negli stand che ho vicino a casa non li trovavo mai. Un giorno li ho trovati e me ne sono presi ben tre, anche perché comunque hanno un prezzo fattibile, nel senso che costano 4,50€, quindi ne ho presi tre appunto, sono questi qui. Ce ne sono altri due in gamma, ma sono più dei rossetti, dei ross-
dei rossetti glossati, non so come dirvi, non era quello che interessava a me. Comunque ho preso lo 03, che è questo qui un po' più sul rosato. Adesso io ve li faccio vedere, ma non so quanto si possa vedere lo swatch di un gloss, questo di qua vicino appunto a After Sex. Ho preso poi lo 04, che è un marroncino con un bel po' di riflessi dorati, anche lui, che può sembrare simile ad After Sex, ma in realtà è un po' più sul marroncino. Sembra quasi, ma vi garantisco non lo è, sembra quasi simile al gloss di Fenty, il famosissimo gloss bomb, ma li ho messi vicini, non sono poi così simili. È questo qui. Adesso mi spiace che probabilmente sembravano tutti uguali, spero che riuscirete a cogliere le differenze. E l'ultimo che ho preso è lo 01, che è questo qui tutto bianco glitterato, che questo è proprio un topper, così si può chiamare così, da mettere sopra ad altri rossetti, secondo me, perché da solo in realtà non è il massimo, però è appunto pieno di mille miliardi di riflessi. Mi sembra proprio di notare comunque che rispetto a tanti anni fa, quando i gloss erano proprio un prodotto antipatico che vi sbordava, che vi si appiccicava ai capelli, insomma, adesso devo dire che la tecnologia dei gloss è migliorata molto, sia per quanto riguarda i prodotti di alta fascia, sia per quanto riguarda quelli un po' più low cost. Infatti questi qua, non tutti, ma uno sicuramente li ho già provati, e devo dire che si difendono comunque molto molto bene. Ultimo acquistino di cui vi voglio parlare, anche in questo caso purtroppo non ho potuto usufruire di nessun saldo, perché non c'era nessun saldo, è un ordinino che ho fatto dal sito di Clio. Anche questo era un sito in cui volevo ordinare da un bel po' di tempo, però non mi decidevo mai. Ho detto: senti, ormai ci sono e lo faccio questo benedetto ordine, anche perché dovevo prendere anche una cosa per la Giada, per mia cognata, e niente, ho ordinato. All'interno praticamente il pacchettino si presenta così, è troppo carino davvero. Ci sono in regalo anche questi due adesivi troppo carini, questo qua con tutti i gatti e questo qua appunto a forma di cono gelato, sono troppo carini. Questo è il mio bottino. Vi faccio vedere la cosa che non è per me, che appunto è per Giada. Ho preso per lei l'eyeliner, il Deep Love, che appunto non vi apro perché è per lei, e l'ho pagato, costa 14,90, perché appunto lei aveva bisogno di un eyeliner nuovo. Le ho consigliato questo perché ne ho sentito parlare bene. All'interno praticamente è tutto nero, fatto in questo modo. Vi ripeto, non lo apro perché non è per me. Spero di averla consigliata bene. E invece io mi sono presa un altro mascara, perché comunque c'è da dire che il mascara è uno dei prodotti che praticamente uso quotidianamente, cioè, e poi il mascara è anche un prodotto che comunque si consuma velocemente, quindi mi piace avere comunque dei ricambi abbastanza frequenti. E appunto ho preso il mascara Dark Love perché ne ho sentito parlare comunque benissimo anche di questo. E anche lui, mi spiace, non ve lo posso aprire perché voglio prima finire quelli che ho in uso. Comunque lo conoscete bene, all'interno è fatto in questo modo. Dopodiché ho preso due tinte labbra di due colori che mi attiravano tantissimo. Uno è My Lips But Better, ma va, penso che sia il preferito di tutte. E l'altro è Peach Nude. Vediamo se riesco a farvi vedere appunto i bollini che ci sono all'estremità. Il primo che vedete appunto questo qui è My Lips But Better, e quello sotto è Peach Nude. Mi spiace che con questa luce grigia li vedete più grigi di quello che sono. Questo qui è MLBB, che vedete comunque è un marroncino rosato, oserei dire, insomma. Mentre questo qui è Peach Nude, che è appunto un nude un po' più pescato, lo dice il nome stesso, che è veramente una colorazione che branavo da un sacco di tempo, perché è proprio un colore che mi piace tantissimo vedermi addosso. E ho sentito parlare benissimo di queste tinte, quindi comunque c'erano comunque dei colori che mi intrigavano tanto, che appunto erano questi due, e queste qua costano 14,90 se non sbaglio le tinte. E niente, per quanto riguarda gli acquisti make upposi sono finiti qui. Direi che non vi tedio con altro, perché non voglio che diventi un video chilometrico, e eventualmente poi farò un video a parte in cui vi faccio vedere le ultime cose che ho preso di cura capelli, skincare, eccetera, se vi interessa. E ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video.